Ciao a tutti da Nuovo Globo, benvenuti ad una nuova lotta in Wi-Fi di Horas. Il mio team lo conoscete, Etran Trapper, Scizor difensivo, anzi Mega Scizor, Latios offensivo, Landorus con lo sola scelta, Mandibuzz con lo scacciabruma e Manaphy con coda di luce. Scusate. Guardando un attimino il mio avversario, è un avversario con cui ho già fatto diverse lotte e che ho anche pubblicato, e il peccato che è la prima lotta, purtroppo non sono riuscito a pubblicarla, ma il mio avversario stava vincendo, probabilmente avrebbe anche vinto. E guardando invece il team avversario, diciamo che secondo me è un test team, perché è un po' confusionario. Difatti solo Etran riesce a counterizzare Volcarona, Sylveon, Latios, se non a Surf, e soprattutto Ferrothorn. Tra l'altro Donphan è un check, che può benissimo avere anche il corpetto assalto, ma di fatto non resiste alle mosse di tipo fuoco, quindi è un attimino anche più lento, tra l'altro, quindi è un attimino da non, quindi anche Donphan non è che l'unico mio vero problema è Gyarados, che probabilmente è Mega, e Mega Gyarados è un problema perché se sette un più due Dragodanza praticamente ha vinto praticamente, e può impostarlo molto facilmente perché ha prepotenza e soprattutto può giocare, non so se le persone, se altri battler hanno fatto caso, sulle debolezze barra resistenze che ci sono nel Mega Evolversi. Questo perché per esempio la resistenza a tipo Coleottero e Lotta, ma è debole a Coleottero e Lotta quando è Mega, e quindi è un attimino, quindi a dire la verità non è obbligatorio Mega Evolversi subito. Anzi, può essere un fattore vincente la predict di quando Mega Evolversi, per un attimino mettere in confusione l'avversario. Decido di iniziare con Etran, l'ho già detto, è molto semplice. 4 Pokémon su 6 li riesco a counterizzare ottimamente. L'avversario inizia con Ferrothorn, non ho ben capito la sua scelta, ma comunque decido subito di utilizzare Tossina, perché mi aspettavo o Donphan o Gyarados, e volevo subito infliggere un buono status e forzare a utilizzare Sylveon per trapparlo. Forzare a utilizzare Sylveon con Rintocca Sana. E tra l'altro l'Evito Roccia sarebbe stato troppo ovvio. Decido di ritirare e mandare in campo Mandibuzz, ma ho fatto male. Non riesco nemmeno a capire perché io abbia messo male, forse prevedevo lo switch. Non lo so. Comunque sta di fatto che ovviamente è stato molto meglio mandare in campo Scizor. Prevedo lo switch e decido di mandare Etran, questo perché ovviamente ho più possibilità di counterizzare qualche Pokémon. Non capisco perché abbia messo Latios, perché avrei potuto utilizzare privazione, avrei potuto utilizzare ripicca, ma questo Latios a raggiro, come veniva giocato in quinta generazione, quindi non posso più trappare. Un mio problema è proprio Sylveon adesso, che non posso più trapparlo, per fortuna che ho il mio Scizor, anzi Mega Scizor, e decido di piazzare le rocce. Questo Latios a gelo raggio, non capisco per quale copertura, perché a mio avviso non mi piace gelo raggio, cioè fulmine, surf, intro forza fuoco, secondo me offrono maggior copertura, decisamente. Comunque ne approfitto di tutto ciò e decido di mega evolvermi e utilizzare retromarcia per avere momento. Decido di mandare in campo Manaphy, mettere un po' di pressione, prevedere lo switch, ritirare Manaphy e poi mandare in campo Etran. L'avversario prevede ottimamente tutto ciò e decide di rimanere in campo lo stesso, utilizzare rapigiri e togliere la roccia. Adesso Volcarona ha un po' un problema, anche perché, ripeto, ho lenti scelta con il mio Etran. Decido di ritirare il mio Etran, prevedere un terremoto, mandare in campo Scizor, anzi Mega Scizor, e a tutti era un qualsiasi attacco ultimamente, direi. Decido di utilizzare Trespolo, questo perché l'avversario avrebbe ritirato il Pokémon o avrebbe mandato in campo Ferrothorn e logicamente Retromarcia avrebbe inflitto il danno. Decido di ritirare Scizor e adesso veramente si consumerà il punto cruciale di questa lotta. Decido di ritirare Scizor perché immaginavo che ritirasse o che utilizzasse Eledanza. E decido di però ritirare con un check.
non con un counter come per esempio Etran. E l'avversario prevedeva Etran e decide di mandare in campo Gyarados. È ottimo per me, questo perché grazie al mio Landorus decide di utilizzare prepotenza e guadagnare un turno extra di Dragodanza, perché a un solo più uno riesco ancora a tenere a bada questo Mega Gyarados. Come prima cosa decido di utilizzare Idrovampata, questo perché volevo cercare di bruciarlo, non sapevo se si sarebbe mega evoluto subito e magari avrebbe potuto switchare il Pokémon ed eventualmente utilizzare Dragodanza dopo, ma decidi di mega evolversi subito, questo è ottimo per me, anche se non posso utilizzare Coda di Luce, questo perché adesso è solamente un più uno con due Dragodanza e utilizzare Energy Palla, esatto, perché il mio Manaphy ha Energy Palla e il mio avversario non se l'aspettava e ancora non tutti sapevano che il mio Manaphy aveva Energy Palla, tra l'altro un più uno, guardate quanto resisto, veramente molto ingombrante Manaphy. Energy Palla è ottimo contro i Pokémon di tipo acqua, a mio avviso è ottimo, e Manaphy con Coda di Luce, quindi un più 3 subito, riesce a counterizzarli ottimamente i Pokémon di tipo acqua. Decido di utilizzare di ritirare Manaphy e mandare in campo Landorus, perché immaginavo che utilizzasse o Giga Assorbimento oppure Eledanza, e dato che io sono con lo sto alla scelta, sono più veloce, perché di solito 99% dei casi ho giocato Modesto, se full offensivo sul timido. Decide di utilizzare retromarcia, questo perché immaginavo che il mio avversario ritirasse il Pokémon, ma invece decide di rimanere in campo, tra l'altro per fortuna non mi brucia dato il contatto di corpo di fuoco, e decide di mandare in campo Etran, decide di spammare Magma Crisma, e l'avversario decide di sacrificare Donphan. Per mia fortuna Magma Crisma non fallisce, perché ha un alto tasso, ma non è che sia una mossa molto precisa, mi sembra 70-75%, non è che sia molto precisa. L'avversario decide di riutilizzare Volcarona, io però non ho ben capito perché allora l'abbia tolto prima, avrebbe avuto un po' più chance, perché arrivava un più 2 Eledanza, anche un più 3, e avrebbe potuto, diciamo, indebolire il mio Etran, quindi non l'ho ben capito. E la scelta di ritirare, sacrificare un Pokémon e rimandare Volcarona, che adesso si ritrova solamente un più 1. Per mia fortuna, grazie a Magma Crisma e all'inti scelta, guardate quanto danno che gli faccio, che danno neutro, riesco a infliggere il notevole danno, riesco anche a togliergli del danno indiretto e quindi superare il 50%, e per fortuna non fallisco, ben 3 Magma Crisma di seguito. Decido di rimanere in campo, vedere che cosa fa, mi fa brutto colpo, poco male, Magma Crisma fallisce, volevo infliggere un ulteriore danno eventualmente per utilizzare Pugno Scarica, e decido di utilizzare Scizor, lui decide di riutilizzare Gelo Raggio, che a me personalmente non piace, e guadagno Predict perché non può toccarmi, e riesco a utilizzare retromarcia, e l'avversario decide di utilizzare Ferrothorn, con Ferrothorn decide di utilizzare spine ferrate, decide di avere il bitorzolesmo su Ferrothorn e decide di rimandare in campo Etran. Adesso il mio piano è un po' diverso, perché se fallisco Magma Storm o Magma Crisma in italiano è un po' un problema, perché ha pochi pp, e allora come prima cosa decido di utilizzare provocazione per due motivi, se mettesse in campo Sylveon e soprattutto per fargli evitare di utilizzare Parasystem per ripristinare i suoi punti salute. Dopo aver utilizzato provocazione decido di ritirare il mio Etran, mandare in campo Scizor, questo perché se avesse ritirato il Pokémon, e Scizor counterizzava tutti e due i Pokémon rimasti. Se non l'avesse ritirato avrei giocato di Trespolo e di nuovo retromarcia e rimandato Etran per evitare di fargli utilizzare Parasystem. E quindi, anche se il piano era un po' lungo, sicuramente avrebbe avuto effetto. È stata una lotta veramente piena di imprevisti, perché io non mi aspettavo Latios Corragiro, non mi aspettavo decisamente Latios Corragiro. L'avversario si è ritirato, sapeva che ovviamente non avrebbe più avuto molto a che fare, e è stata veramente una lotta dove i veteran possono prendere un po' di spunto, perché Latios Corragiro di solito era utilizzato in quinta generazione, è azzardato in questa sesta generazione, ma sicuramente imprevedibile, ed è ottimo per trappare anche Chansey, quindi sicuramente un buon moveset. Ma non mi piace Gelo Raggio perché intro Forza Fuoco è sicuramente maggiore come copertura, questo perché per Mega Scizor, per Ferrothorn e magari anche per Bisharp, perché con i venti scelta fa anche KO. E quindi non mi piace questa copertura di Gelo Raggio, perché tra l'altro è utile solo ed esclusivamente su Gliscor difensivo speciale, che spesso è utilizzato difensivo speciale diventando un muro misto.
salvo quello non ci trovo un'utilità, e Gliscor comunque lo può trattare in altre maniere. Surf è ottimo come danno neutro su Scizor, su molti Pokémon acciaio e soprattutto su Etran, soprattutto con l'entiscelta è un 2 hit KO su Etran difensivo speciale, quindi Surf lo trovo maggiore. C'è anche Fulmine come mossa copertura, perché Fulmine è ottimo contro Skarmory, è ottimo contro Azumarill, è danno neutro su Etran e danno neutro su Scizor, quindi Fulmine a mio avviso ha un'utilità maggiore. Poi tra l'altro contate che si parla di l'entiscelta anche, quindi una potenza notevole. Non mi piace personalmente questo gelo raggio, non so, magari non riesco a capire, se qualcuno riesce a farmi capire l'utilità di copertura di questa mossa. Seconda cosa che sono riuscito a notare, perché molto probabilmente questo è un test team, è sicuramente questa debolezza Etran, perché ne ha ben 4 Pokémon deboli, soprattutto perché ha gelo raggio su Latios, quindi è decisamente debole, ha ben 4 Pokémon con Etran. Un'altra cosa che io consiglio è eventualmente utilizzare un Pokémon con Scacciabruma su il Pokémon con Rapigiro. Questo perché sia Volcarona che Gyarados soffrono le rocce e Scacciabruma è molto più utile spesso di Rapigiro, perché ci sono utenti anche più veloci con Rapigiro, a meno che uno non voglia utilizzare uno Scarf Excadrill, che eventualmente può anche essere utile e quindi ci può anche stare. Gyarados non mi piace personalmente con due attacchi più, e tra i due attacchi c'è Terremoto. Questo perché stiamo giocando in Horas, non stiamo più giocando in X e Y, e Sgranocchio ha uno stab e copertura maggiore. Da contare che Rotom Lavatrice, quindi Rotom Wash, resiste a un più uno Terremoto, quindi Rotom Wash difensivo, a un più uno Terremoto con pieni punti salute, e quindi di fatto non può nemmeno mandare KO uno dei suoi switch in più utili, mentre con un più uno si infligge un buon 50% al Rotom difensivo ed è stab, magari non subito il KO, ma negli switch si può effettuare. Per il resto è stata veramente comunque una bella lotta, lasciando perdere il risultato, perché tutti e due abbiamo utilizzato Pokémon imprevisti. Manaphy con Energy Palla è ottimo contro Slowbro e Mega Slowbro, contro per esempio anche Quagsar o Gastrodon, e ha molti Pokémon di tipo acqua, molti Pokémon di come Azumarill. Per esempio Azumarill dopo un coda di luce, quindi un più 3 energia palla, fa veramente un gran KO ad Azumarill, e quindi ci sono notevoli possibilità di sfruttare anche a Rotom è 2 hit KO senza il più 3, mentre è un hit KO con il più 3 in Rotom difensivo. E quindi ho anche finalmente mostrato qual era la particolarità del mio Manaphy, che è un full attacker, wall breaker con energy palla. Se anche a voi questa lotta piena di spunti è piaciuta, cliccate il mi piace. Se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi, e ci vediamo tutti a un prossimo video, a una prossima lotta. Ciao a tutti da Novanglob, ciao!